Buongiorno, ci risentiamo perché c'è appena stata la conferenza stampa di José Mourinho. Ha risposto come al solito sempre molto bene alle domande. Io scusate se mi ripeto, ma trovo sempre spettacolare ogni sua conferenza stampa. Ha parlato dell'incidente con Diawara, è stato accusato da un tifoso di non accettare le destinazioni. Mi pare che lui sia sceso dalla macchina, poi insomma si sono messi in mezzo gli inservienti, non è successo niente, è stata solo una cosa di parole. È vero che è un professionista, è vero che prima di accusare lui bisognerebbe guardare quello che fanno altri, tipo Fazio, tipo Nzonzi. Quelle sono cose veramente incredibili. Il suo procuratore si è affrettato a dire che non è vero, che non ha avuto nessuna offerta, nessuna proposta, e che sono solo voci queste. Lui non ha rifiutato nessuna destinazione. Sinceramente non so se crederci o no. Se non ha ricevuto nessuna offerta, nessuna proposta, vuol dire che è un giocatore scarso e quindi non dovrebbe neanche stare dove sta. E se invece è vero che ha rifiutato delle destinazioni, tipo Wolverhampton in Premier, le cose non vanno bene. Il procuratore, quello che cura gli interessi di Diawara, non è una persona molto simpatica. Anche l'anno scorso se n'era uscito veramente molto male. Mi ricordo che anche Fonseca aveva messo Diawara un attimo da parte per un paio di partite. Insomma, quello che cura gli interessi di Diawara è uno che dovrebbe starsi zitto molto, molto più spesso. Dovrebbe fare del silenzio un tesoro proprio, perché non è uno, non fa apparire simpatico il suo assistito. Non cura bene gli interessi del suo assistito. Questo mi sembra che sia un dato di fatto. Poi che Diawara continui a usufruire dei servizi di questa persona significa, insomma, che anche lui non ha proprio un pozzo di scienza. Comunque, è deprecabile comunque quello che è successo ieri. Ripeto, mi sono un po' spaventato quando Mourinho ha detto che se ci fossero tre pellegrini giocherebbero tutti e tre. Perché non sono un detrattore a prescindere di Pellegrini, però uno basta e avanza. Spero che alla domanda potrebbe scivolare più indietro a fare copertura ai mezzi mediani, spero proprio di no, perché ha dimostrato già di non saperlo fare bene, non ha neanche il physique du rôle, non ha neanche quelle iniziative di filtraggio da mediano, insomma, non va bene. E poi ripeto, non sono un suo detrattore a prescindere. Secondo me, quest'anno ha tutto per poter rendere bene, e come l'anno scorso non aveva le condizioni ideali per giocare il suo calcio. Quest'anno non è necessario che faccia possesso palla, anzi, dovrebbe fare ancora più lanci, più passaggi filtranti. Non importa se li sbaglia, l'importante è che ne faccia uno a partita corretto e che metta davanti alla porta uno degli attaccanti. Del resto poi ci dimentichiamo di tutto. Quello che lasciava non andava bene nella testa dei tifosi, di noi, nella nostra testa, erano i cali di concentrazione e proprio a volte questa indolenza, dimostrata l'anno scorso, che sembrava quasi una sorta di fregarsene della partita, oppure fregarsene troppo, tanto da avere queste, da fare queste, insomma, queste facce, questi atteggiamenti che non andavano bene. Altra cosa, io non so come Mourinho non se ne sia reso conto che questo è un giocatore che non sa battere le punizioni, perché ne parlavo prima proprio con un amico,
Se adesso io sarò smentito, domani sicuramente farà un bellissimo gol, ma non vuol dire niente questo, perché probabilmente se ne batto 140 un gol lo faccio anch'io, uno su 140, vuol dire non saper battere le punizioni. E anche per quanto riguarda i corner, insomma, secondo me Veretout è in assoluto quello che li batte meglio nella Roma. Però a parte questo, ripeto, a parte le punizioni che secondo me non dovrebbe tirare, il resto è tutto opinabile, può fare tutto, secondo me, ripeto, è nelle condizioni quest'anno per fare il suo calcio, per rendere bene, per fare una grande stagione. Se non ci riesce quest'anno, mi dispiace per il ragazzo che sicuramente è carino, come ho sempre detto, ha una stampa incredibilmente buona e probabilmente ci sa anche fare. Cioè, ragazzi, di questo giocatore hanno parlato bene ogni allenatore. Ogni allenatore che ha avuto Pellegrini in squadra ne ha parlato bene. Cioè, voglio dire, probabilmente ha anche i suoi lati positivi, perché sennò cioè, non si spiega. Guardate che uno come Mourinho non parla bene per simpatia. Cioè, se non vai bene, non giochi e basta. Ti parla pure male di te, come è giusto che sia. Niente, ragazzi, queste erano le cose che mi hanno fatto più effetto della conferenza stampa di Giuseppe Mourinho. Domani abbiamo il ritorno di questo playoff della Coppa del Nonno, la Conference League senza VAR. Mi fa ridere che il VAR c'era addirittura c'era nelle amichevoli in Spagna contro il Siviglia, c'era il VAR e non c'è in questa competizione. Cioè, l'UEFA non si sa proprio, veramente no, è inconcepibile quello che riescono a inventarsi queste persone. Vi saluto, ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti, buona giornata.